Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. 17 veramente positivo. Innanzitutto sul piano ovviamente sportivo. Basti dire che a parte tutte le nostre discipline, canottaggio, canoa, nuoto, vela, tennis tavolo, tutte quelle più conosciute, ma quest'anno possiamo dire che nella canoa abbiamo fatto il pieno. Siamo reduci dei campionati italiani, 3 ori, 5 argenti, 2 bronzi, una fila di atleti entro i primi 7, tempi, mi riferisco a Gnecchi, medaglia d'oro, K1, tempo migliore del tempo olimpionico. Quindi paracanoa, Klokpan, il nostro bravissimo atleta del paracanoa, anche lui oro, ragazzo eccezionale. Quindi sotto l'aspetto sportivo, più di così non possiamo essere contenti. Aspetto di circolo, come sempre la canottieri, che è nota soprattutto durante l'estate, è apertissima la città. Abbiamo svolto, al di là del nostro ruolo di un club, il nostro è un club privato, ma notoriamente luglio-agosto noi apriamo la città, abbiamo svolto la nostra funzione, si può definire, di lido della città di Lecco. Abbiamo avuto una grande affluenza, tanti complimenti, poche critiche per fortuna, qualcuna c'è stata, ma la critica fa sempre bene, perché soprattutto quando la critica è propositiva e costruttiva a noi serve per migliorare. Quali sono gli obiettivi che avete in agenda per il 2018, considerando che prima della fine dell'anno ci sarà poi anche spazio all'Interlaghi, che è la vostra tradizionale regata? Dunque, gli obiettivi sportivi e anche qui gestionali della società. Se andiamo nel gestionale, nel mese di settembre di 100 anni fa la canottieri ammetteva le donne, e quindi il 17 è un importante traguardo, perché è il centenario della missione delle donne. Abbiamo anche ipotizzato e pensato che si facesse avanti qualcuno per fare il presidente donna, per sostituirmi. Abbiamo una bella presenza in consiglio, Carla Silva, che è entrata dall'anno scorso e si occupa della parte di segreteria del consiglio e segreteria sociale, che svolge ottimamente. Sul piano direi del mantenimento della società sotto il profilo strutturale, stiamo valutando la possibilità, che un progetto direi abbastanza ambizioso e ardito, di coprire la piscina o costruire un impianto coperto. Sul piano sportivo riteniamo che anche il 18 darà delle soddisfazioni notevoli, sia in canottaggio che canoa. Mentre per chiudere l'anno in corso, come accennato, vediamo la presenza molto importante della regata, diciamo, di fine stagione, la mitica Interlaghi, anche quest'anno preceduta nel weekend precedente dall'Interlaghina. Abbiamo già ricevuto l'iscrizione della squadra russa, della squadra ufficiale russa. Questo è molto importante, perché chiaramente fa salire di livello la regata. Confidiamo nel tempo, speriamo che ci sia il sole e il vento, che per le regate veliche è indispensabile. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.